Ragazzi, bentornati al nostro cooking show su Chef in Camicia. Oggi penso a voi, romanticoni. Romanticoni che volete fare una cenetta un po' giusta per la vostra fidanzata. Ricettina sono spaghettoni con calamari e salsa al prezzemolo. Partiamo subito. Bene ragazzi, allora siamo sotto Natale e le vostre fidanzate iniziano a farsi sentire, vogliono essere portate fuori, un po' come la mia. Io stasera ho un appuntamento romantico e infatti mi porto avanti. Facciamo uno spaghettone con i calamari, che abbiamo già pulito, e poi facciamo una salsina di prezzemolo con dei pinolini croccanti sopra. Da dove partiamo? Allora, l'acqua qua è già semibollente. I calamari, il nostro Andre è stato molto gentile e ce li ha già puliti. Partiamo con un soffrittino. Allora, abbiamo due spicchi d'aglio. Svelo questo retroscena. Avevo visto che sostanzialmente nella ricetta c'era scritto tritare gli spicchi d'aglio. Mi avevo detto, una cena romantica e mi fanno mangiare l'aglio tritato. Ma, cioè, prima regola per una cena romantica, mai tritare l'aglio. Per cui si prende, si schiaccia un pochino e si mette così in infusione. Altrimenti la cena romantica parte già, diciamo, con un autogol. Allora, padella non troppo calda, in modo tale che non bruciamo subito gli ingredienti. Un paio di giri d'olio e mettiamo l'aglio così in camicia che lascia un po' di profumo. Abbiamo scelto una padella non antiaderente perché in questo modo il calamaro può caramellizzarsi un pochino, quindi lasciare un pochino il tutto il sapore dentro la padella, e noi poi quando andremo a sfumarlo creeremo una salsetta che con l'antiaderente facciamo fatica a creare. Aglio nell'olio, aggiungiamo ovviamente un po' di piccantezza a questa ricetta, per cui peperoncino. E intanto prepariamo il calamaro. Lo tagliamo a quadratoni. Il calamaro è bello perché ha tanti diversi pezzi. Il corpo ha i tentacoli, ha le ali che hanno una diversa forma e il corpo appunto centrale che è diverso ancora. Per cui possiamo variare un po' sui tagli. Se il corpo lo facciamo così, i tentacoli invece li lasciamo interi e li teniamo a due a due. Le ali invece, che sono di forma diciamo triangolare, le facciamo semplicemente a metà. Sentite come l'aglio inizia a sfrigolare. Mi raccomando, soprattutto se è una cena romantica, non fate bruciare per nessuna ragione né aglio né peperoncino. Diventerebbe tutto più amaro e diventerebbe tutto più puzzolente. Un calamaro a testa secondo me va benissimo. Ci siamo? Vedete, vi faccio vedere. L'aglio non è diventato neanche colorito. E questo è il trucco, perché si sente un leggero profumo ma non diventa pesante e indigesto. Per cui lo togliamo, alziamo un po' la fiamma, mettiamo il nostro calamaro. I rumori giusti della cucina. Allora, il calamaro non ha mezze misure. O lo cuoce tantissimo o lo cuoce pochissimo. In questo caso noi gli vogliamo dare una spadellata velocissima e basta, per cui giusto giusto 2 minuti. Andiamo a sfumare col vino bianco, ma togliamo prima il calamaro in modo tale da non cuocerlo troppo e da non renderlo gommoso. Perfetto, allora il calamaro lo teniamo qua. Vedete che qua si sta creando quella schiumetta. Il vero sapore del calamaro si sta un pochino attaccando in padella. È il momento, un goccino di vino. Oh, rumore celestiale. Col cucchiaio andiamo a staccare bene tutti gli zuccheri che il calamaro ha lasciato in padella. Facciamo dealcolizzare il vino e ci siamo. Possiamo partire con il resto della ricetta. Spegniamo, buttiamo la nostra pasta. Prima però, è al grido di buttare la pasta, entro io, non sei ancora qua. Allora, io stasera ho un appuntamentino romantico con la mia dolce metà, per cui ne approfitto, e visto che il tempo è denaro, ne approfitto anche non solo per cucinare per la mia ragazza, ma anche per fare un video, per cui la raccontiamo. Bravo, anche. Bravo, bella idea. Però ti dico, visto che tu mi avevi scritto la ricetta, ti riprendo subito, perché tritare l'aglio, cioè come puoi mettere in una ricetta romantica tritare l'aglio? Se è in una ricetta poi si deve anche sentire, se gli metti lo spicchietto vestito e lo togli, ma non lo sei. Posso dirti una cosa? Si vede che non sei un esperto di appuntamenti romantici. Ah, io sarei un esperto in realtà, però vabbè, vai, me la prendo questa. Vai via. Dopo la perdita di tempo di Andre, buttiamo la pasta. Anzi, facciamo così, perché in teoria potremmo buttare la pasta e poi fare contemporaneamente la salsa di prezzemolo. Ma dato che la salsa di prezzemolo non è un po' laboriosa ma richiede un po' d'attenzione, le facciamo le due cose separatamente. Prendiamo il prezzemolo, lo mettiamo nell'acqua, andiamo a bollirlo 1 minuto ma 30 secondi, giusto per ammorbidirlo un po'. Serve anche a far sì che la salsa diventi di un colore bellissimo. Lasciamo 1 minuto, il tempo giusto che il prezzemolo si raffreddi. Bicchiere per il mixer, ci mettiamo dentro un goccio di acqua gelida. L'acqua fredda in realtà ci aiuta a mantenere un colore brillante. Prezzemolo dentro, pizzico di sale, 2 cucchiaiate d'olio, 1 e 2, cucchiaio d'acqua che con l'olio formerà una sorta di emulsione, e andiamo a frullare. Se come in questo caso fa un po' fatica perché c'è tanto prezzemolo e troppo poco liquido, che cosa facciamo? Semplicemente aggiungiamo un goccino d'acqua e anche un goccino d'olio.
frullate bene la salsa, cioè metteteci un minutino in più. Perché? Perché da una parte non andiamo a filtrarla in modo tale che rendiamo le cose un po' più semplici, dall'altra parte facendo questo tipo di preparazione e frullando bene la salsa non avremo il pericolo del pezzettino di prezzemolo che ti si ferma. Intanto direi che questa è assolutamente sufficiente per un paio di porzioni. Caliamo la pasta e andiamo a salarla, circa 160 grammi. I pinoli, come tutta la frutta secca, sono pieni di oli essenziali, per cui andiamo a tostarli, come si dice, a secco, senza olio. Partiamo da padella fredda, perché almeno è più semplice, no? Riusciamo a controllare bene la cottura. Se partiamo che la padella è già caldissima, li bruciamo subito. Visto che la pasta ha circa 10 minuti di cottura, ma noi vogliamo saltarla un pochino in padella con la nostra salsina, con il sughetto di calamari, la cuociamo giusto per 5 minuti. Giratina la pasta, è quasi pronta. Pinoli belli tostati, adesso ve li faccio vedere. Rimettiamo sul fuoco, andiamo a prendere gli spaghetti e li mettiamo in padella. Lo facciamo con la pinza perché in questo modo ci possiamo tenere tutta la pentola di acqua calda che andremo ad utilizzare. Ok, allora ci siamo. Acqua di cottura che servirà anche a legare un po' la salsa. In questo caso, quando fate questa operazione, la fiamma deve essere molto molto alta. E in più il sughettino che era rimasto in padella del calamaro sta tirando già fuori tutti i suoi profumi. Ok ragazzi, la pasta è quasi arrivata a cottura. Cosa facciamo? Mettiamo la nostra salsa di prezzemolo. Se abbiamo bisogno, come al solito, un goccino di acqua di cottura. Guardate già che colore sta prendendo la pasta, bellissimo. Perfetto, io direi che ci siamo. Mettiamo anche i nostri calamari, che devono solo riprendere il calore. Siamo pronti ad impiattare. Spegniamo il fuoco. Voilà, i due piatti. E che cosa facciamo? Facciamo una cosa un po' carina. Mestolo, pinza e facciamo un nido. Non una porzione da trattoria, mi raccomando, almeno in questo caso. Poi quando siamo a casa da soli, così facciamo un bel nido. E voilà, in mezzo. Prendiamo i nostri calamari, finiamo il piatto con i nostri pinoli saltati, per cui un pochino intorno, un pochino così a dare un po' di croccante, i pinolini, un pizzichino ancora di peperoncino che dà, oltre alla piccantezza, anche un bel effetto cromatico. E voilà ragazzi, i nostri piatti sono pronti e non ci resta che aspettare la nostra dolce metà. Cioè uno si mette lì, prepara tutte queste pietanze un po' ricercate tutto e poi è balzato così all'ultimo. Poi te le mangi con il tuo migliore amico. Me le mangio con te, infatti. Meglio. Allora, prendiamo intanto i bicchieri. E sai cosa ti dico? Che ti sta bene, perché dovevi tritare l'aglio, caro Nick. Così impari. Allora, guarda come avevo preparato tutto. Allora, prendo una bottiglia di vino e sai cosa ti direi? No. Abbiamo due bei piatti, però anche il gusto di mangiarlo dalla padella, dato che ormai la romantica è saltata. Visto che siamo io e te, ci mettiamo il padellone in mezzo. Vai, vai, intanto assaggia, che io prendo il vino. Che poi, non solo la ricetta era una bomba, avevo anche preso una bottiglietta giusta, avevo preso un po' Prosecco Doc Treviso di Cantine Maschio, che comunque è sempre un abbinamento giusto. La tua cucina ormai la conosco. Quindi qua vedo una bella salsina verde che ad occhio mi sembra prezzemolo. Qua c'è anche il pinolino che in padella non c'era. È vero, è vero, è vero. L'abbiamo tostato in modo tale che... Mi hai stupito? Hai tostato i pinoli? Sì. Cioè sì. Per la tua fidanzata tosti i pinoli e per me no. Vabbè. Ovviamente no. Però prima... Ce lo gustiamo insieme, no? Assolutamente. Romantici. Tu hai in pipeline qualche ricettina romantica da proporre? Romantica no, visto che siamo sotto le feste. Io vi insegnerò un piatto con gli ingredienti tipici del Natale, preparato alla mia maniera, quindi super difficile. No, da preparare anche per una cena in compagnia, in gruppo. Va bene, che facciamo? Andiamo di là a finirla? Ci sta, andiamo. Dai.